Tiziana, l'ospite del giorno la stavamo cercando, Gelsomina Silvia Bono, la senatrice che stanotte è passata dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva di Matteo Renzi, quindi da Luigi Di Maio a Matteo Renzi. Per Matteo Renzi dovrebbe essere una apripista, la prima domanda è coerente passare da Luigi Di Maio a Matteo Renzi? È coerente il mandato elettorale. Io sono stata eletta per rispettare quello che hanno chiesto i cittadini, il bene comune e il buon governo del Non è paese. quello che diceva il Movimento 5 Stelle, voi eravate solo portavoce, dovevate restare nel gruppo oppure dimettervi. Lei oggi fa una scelta diversa. Faccio una scelta diversa perché anche da avvocato credo che esiste una Costituzione. Siamo in una Repubblica parlamentare e dobbiamo avere rispetto dei ruoli istituzionali e dello Stato. Senatrice Bono, le posso Tiziana, mi fare una senta domanda l'auricolare? diretta? Non me ne voglia, però Sì, sa buon che i pomeriggio. maliziosi sono sempre numerosi, fa pure la rima. La domanda è questa, si era parlato di lei come possibile sottosegretario, non è che poi è passata con Renzi perché non l'hanno fatta sottosegretario? No, no, non è una questione di poltrone. La poltrona ce l'avevo comoda, potevo stare seduta alzando e abbassando la mano. Io voglio lavorare per il territorio, quindi non è una questione di poltrone, è una questione di dignità delle persone. La cosa, diciamo, che più di tutte la attrae d'Italia Viva, cioè dice io ho ritenuto di passare in Italia Viva perché lì c'è questa battaglia in particolare che io voglio fare. Mi ha attratto il coraggio, la voglia di rimettersi in gioco. Renzi avrà fatto degli errori politicamente, ma politicamente si è distinto per intelligenza e per lungimiranza. Queste cose, senza presunzione, penso che accomunano tutti, gli aderenti al gruppo Italia Viva. E quindi è questo che vogliamo portare avanti, dare delle risposte per gli italiani. Mi Le aspetta solo un attimo che battaglie faccio sono entrare quelle Augusto che gli italiani Minzolini, richiedono. della cui capigliatura...